CH85. Questo è un nuovo boss degli Infiniti Dungeon, o comunque nuovo boss del livello 70. Questo boss all'interno di Infiniti Dungeon fa le stesse cose che fa l'esterno, no, cioè quindi nei dungeon party, quelli normali. La differenza sta nel fatto che questo boss nei dungeon normali, oltre a fare quello che vedrete qua, summona anche dei minion. Questi minion aggrano generalmente il tank, o meglio, aggrano l'aggro del boss. Quindi se voi prendete l'aggro del boss, ovviamente se in quel momento il boss summona il minion, voi vi pigliate l'aggro. Quindi magari da evitare, perché comunque se aggra il tank è buono, perché il tank si porta ai lati della mappa. Il minion lo fa esplodere lì, che non esplodono i minion all'uccisione, ma al contatto con il player, ovvero tu stai, ti metti all'angolo al lato della sala, della mappa, il minion si avvicina a te e a un certo punto inizia a esplodere quando si ferma. Quindi poco prima che esplode uno si allontana, fa esplodere il minion, lascia un cerchio di fuoco a terra il minion e si passa più avanti e si continua a uccidere il boss e via dicendo. Questa è l'unica differenza. Quindi ora vi illustro il boss e vi faccio vedere cosa fa all'interno dell'Infinity Dungeon. L'ho detto, è uguale al party, l'unica differenza c'è quel summon di minion che qui non c'è. Allora, niente, un inizio melee, poi vedi che gialla si blocca. Ecco, poi si leva in aria, uno esce dal cerchio, perché sennò vi stunna e ti fa anche danno. E qui bisogna saltare per non prendersi il danno delle scosse. Ovviamente bisogna saltare al momento esatto. Come vedete questa mossa non mi stunna e non mi fa male nemmeno se rollo sul momento e non sono uscito dal cerchio, perché comunque è una mossa, il roll di evasione, e quindi al momento in cui hai fatto l'evasione, ecco, guardate, vedi, anche se sono dentro il cerchio non mi accade niente. Ecco, qua ora mi sono preso il danno perché non mi sono mosso, non ho saltato. Però è un danno molto ridotto qui rispetto al party normale, eh. Tenete ben presente questo, che fa molto molto più danno. Ecco, mi ha stunnato perché ho saltato e basta. Devi saltare in tempo, perché se non salti in tempo, cioè al momento esatto, ti fai male. Questo boss, l'unica cosa è che bisogna essere molto precisi, tutto qui, nell'eseguire determinate cose. Ok.